Mentre Eva Enger dovrebbe sostenere una delicata operazione domani, Caroletti avrebbe subito la rottura dello sterno, causata da un massaggio cardiaco molto intenso da parte dei soccorsi dopo lo schianto in Ungheria. Lo sostiene Roberto Alessi, ospite a pomeriggio 5. Eva Enger e il marito Massimiliano Caroletti sono ancora ricoverati in ospedale. Sarà lunga la fase di recupero di entrambi dopo il violento incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti lo scorso giovedì mattina in Ungheria, nella strada tra Dombovar e Coxola. Oggi la TV ungherese ha diffuso le prime immagini nell'impatto, nel quale sono rimasti vittime due anziani di 66 e 71 anni. Enger e Caroletti sarebbero vivi per miracolo. Nel corso della puntata di pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha fatto sapere di aver ricevuto alcuni messaggi vocali da parte di Eva Enger. L'attrice avrebbe spiegato di doversi sottoporre ad una delicata operazione, che si sarebbe dovuta svolgere nella giornata di oggi lunedì 2 maggio, ma che per una complicanza alla milza sarebbe stata riportata domani. Lo sostiene Novella 2000, il cui direttore Roberto Alessi, ospite in studio, ha dato aggiornamenti anche sullo stato di salute di Caroletti. Ho appena sentito Massimiliano Caroletti, 10 minuti fa, spiega il giornalista aggiungendo che il produttore avrebbe riportato un'importante frattura allo sterno. Roberto Alessi racconta di essersi messo in contatto con il produttore, che nelle ultime ore ha pubblicato un messaggio per la sua compagna via social, promettendole di starle vicino. Caroletti ha, solo, la frattura dello sterno, spiega Alessi. Per 10 minuti non si sapeva cosa gli fosse successo, ma il vigile del fuoco gli ha fatto un massaggio cardiaco così intenso, perché il cuore era fermo, da avergli rotto lo sterno. C'è una cosa interessante, nell'orrore, però sono cose che ci affascinano in un certo modo, lui dice che vedeva già la luce, è una cosa che ci impressiona sempre, cioè lui si sentiva già in un'altra dimensione. Yeah.